speciale, raffinata, universalmente riconosciuta del quotidiano diretto da Luciano Fontana, si occupa di patrimonio culturale, ma non solo, di tante, dove è considerato un'autorità assoluta, ha pubblicato tantissimi libri, L'uovo dell'Italia del passato, Andrea Carandini, con Andrea Carandini di La Terza, Consiglio di un sindaco di Roma per mio canton, 1969 tutti in un anno, sempre con La Terza, e il premio gli è stato assegnato. Io è impossibile assegnarlo per una cosa sola, per la lunga e prestigiosa carriera giornalistica dedicata alla divulgazione dell'arte, con particolare attenzione all'archeologia, grazie ad una qualità di scrittura che da sempre coniuga solida competenza a grande capacità narrativa nell'ambito del giornalismo culturale. Paolo Bondi, il tuo momento. Grazie, una presentazione eccessiva. Soltanto pochissime parole per ringraziare Laura Rete e il Sindaco Guida per questa idea, perché io penso, scusate il pronome io, ma dopo tanti anni credo di poter rappresentare una testimonianza. Ho cominciato a fare militanza di formazione culturale 35 anni fa, in particolare. Ho cominciato con la bomba degli Uffizi accanto al ministro Ronchey. Cito questa cosa per arrivare a chi mi ha preceduto perché in tutti questi anni io ho assistito al grande cambiamento dell'informazione culturale in Italia, in particolare quello che riguarda l'archeologia, da una concezione di esclusivamente concentrata lodevolmente sulla tutela e sullo studio, ma per addetti ai lavori, fino a qua un trentennio fa, alla grande evoluzione del patrimonio culturale, in particolare dell'archeologia, come tesoro da fruire, naturalmente con i limiti consentiti dalla legge, conservando tutela e studio. Per cui io penso che una delle ragioni che mi rende felice di questo premio, ripeto, grazie a Laura Valente, grazie al sindaco, è proprio l'idea che si colleghi con un rappresentante delle nuove generazioni e del nuovo modo di dialogare, perché credo che un patrimonio meraviglioso e straordinario come quello che noi abbiamo l'immensa fortuna di possedere, debba essere messo nelle condizioni di essere a disposizione delle nuove generazioni. Le nuove generazioni sono figlie di una comunicazione in tempo reale, istantaneo, ovviamente planetario. Se noi non diamo la possibilità a queste nuove generazioni di evitare che questi strumenti siano soltanto giochini sterili, siano soltanto comunicazione in tempo reale di piccoli avvenimenti minuti della propria e non diventi invece uno strumento di conoscenza della contemporaneità, perdiamo una grande scommessa. Detto questo, io sono orgogliosissimo di ricevere questo premio perché questo lavoro è una parte sostanziale della mia vita, è stata una scelta. E non ho sbagliato per fortuna perché quando si fa una scelta di questo tipo, Antonio Dorrigo, che è qui il direttore del Corriere del Mezzogiorno, sa perfettamente che noi non possiamo fare sempre tutto. A un certo punto dobbiamo decidere cosa fare al meglio applicandoci e studiando. Lo fa meravigliosamente bene il direttore del Corriere del Mezzogiorno. A un certo punto io ho deciso di concentrarmi su questo settore, avevo degli studi alle spalle universitari, ma è stata una scelta professionale togliendo di mezzo tutto il resto. E non credo di essermi sbagliato. La nostra identità, e qui concludo, nazionale, ha come perno un'identità che precede di secoli l'unità politica, che è fatta di unità linguistica, unità. Uno stesso gusto che ci accomuna è un patrimonio culturale che ci rende italiani ben prima dell'unità politica. E credo che questo sia il senso del lavoro che ho fatto e del regalo che mi avete fatto con questo premio,
penso che sia importantissimo che l'Italia non perda mai di vista la propria identità attraverso questa meraviglia che abbiamo a disposizione. Ti ringrazio moltissimo di questo riconoscimento, grazie davvero.